Esatto, poracci, si trattava di Zero Comico, il videogioco ufficiale di Aldo, Giovanni e Giacomo. Chi c'era in live l'altra sera sapeva già la risposta, ma poi io è stato il più rapido di tutti. Vi devo comunque fare i complimenti per aver ricordato con precisione tutta la filmografia del trio comico Poro Poro e Poro. Capolavori della storia del cinema, come Chiedimi se sono poraccio, Tre uomini e una Switch Pro e Tu lo conosci Poro, andrebbero fatti studiare a scuola. Non trovate? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendete. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai perdere la speranza. Dopo la giornata di ieri ci fermiamo un attimo con il TG Poro, perché c'è bisogno di riflettere un attimo su come e quanto il rinvio di Breath of the Wild 2 abbia cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il 2022 di Nintendo. Il rinvio era ormai nell'aria ormai da parecchio tempo, ma ora che abbiamo l'ufficialità direi che possiamo lanciarci in delle nuove prediction, aggiornate rispetto a quelle fatte a dicembre scorso. Cos'altro possiamo aspettarci da Nintendo da qui fino alla fine dell'anno? Il vuoto lasciato da Breath of the Wild 2 permetterà ad altri titoli di occupare il suo spazio? Prima di iniziare però vi invito a smetterla di teorizzare sulla Master Sword rotta e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e raggiungetemi anche in live. Questa sera alle 22 sul sito Viola ci sarà una live dedicata a Mario Kart dove giocheremo insieme. Mi raccomando, non mancate. I link li trovate in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Il gioco più atteso dell'anno è slittato al 2023. Il consenso generale è quello di una notizia dolorosa ma accettata di buon grado. Se si tratta di un titolo così importante, non c'è alcuna fretta nel far uscire un prodotto raffazzonato o incompleto, e Nintendo non si prende di certo un rischio del genere. Ma il fatto che Breath of the Wild 2 non sia più previsto per il 2022 non significa che non sentiremo parlare nuovamente della serie nel breve periodo. L'anno scorso, ad esempio, Nintendo ha coperto l'uscita annuale di Zelda proponendo la remaster di Skyward Sword, da molti considerato come un contentino per placare la fame dei fan. Che insomma fossero tutti così contentini, ma vabbè. E a questo punto sarebbe un azzardo lasciare il 2022 senza un'uscita della serie principale se non l'arrivo di Majora's Mask su NSO. Nintendo ha anche diverse opzioni a sua disposizione. Da una parte c'è la strada più facile e pigra, che comunque si è rivelata estremamente fruttuosa, ovvero quella di riproporre le remaster delle non più tanto recenti versioni in HD di Wind Waker e Twilight Princess. È un discorso che abbiamo affrontato un'infinità di volte, ma con tutto il catalogo Wii U che ha effettuato il passaggio a Switch, è un po' un mistero il motivo per cui titoloni del genere non siano stati riproposti in qualche modo anche su console ibrida. Altrimenti, un po' a sorpresa, Nintendo potrebbe decidere di portare avanti il filone del remake a tutti gli effetti, riprendendo dove la serie ci aveva lasciato con la riedizione di Link's Awakening. Sappiamo che almeno da febbraio scorso Grezzo sta lavorando a un nuovo progetto e senza scomodare un mostro sacro come A Link to the Past, ci sono tantissimi capitoli in 2D che meriterebbero di essere riportati alla luce. Tra tutti sarebbe emozionante poter rigiocare degli esperimenti particolari come gli Oracles su Game Boy Color, oppure un vero e proprio capolavoro dell'era GBA, Minish Cap. Le due ipotesi, remaster o remake, sono a mio avviso ugualmente probabili, ma direi che una esclude l'altra. In quanto alle tempistiche di annuncio e di uscita, secondo me ha senso rivolgersi all'immediato passato. Skyward Sword fu annunciato durante il Direct di febbraio dello scorso anno e uscì a metà luglio, periodo che quest'anno però è già bello denso di uscite. Per l'estate 2022 abbiamo infatti Splatoon 3, Mario Strikers, Fire Emblem Warriors e anche Monster Hunter Rise Sunbreak. Quindi, ipotizzando un periodo di 4-5 mesi necessario per pubblicizzare a dovere un titolo che, seppur minore, rimarrebbe un esponente di una delle saghe di punta della scuderia Nintendo, potremmo saperne di più durante il Direct delle 3 di quest'anno, con una pubblicazione prevista per l'ultimo quarto a cavallo tra Xenoblade e la nona generazione Pokémon. E a tal proposito, ve l'ho già accennato nello shorts di oggi, ma il prossimo Direct, quello delle 3 2022, sarà uno dei momenti più importanti in assoluto
per la serie di The Legend of Zelda e non solo. Questo perché sono convinto che la grande N ha ancora parecchi assi nella manica da giocare. Continuo a pensare che il prossimo Direct culminerà con il reveal ufficiale di Breath of the Wild 2, con tanto di nome definitivo e primi gameplay, ma se diamo uno sguardo alla lineup Switch per questo 2022 ci rendiamo facilmente conto che la seconda metà è ancora poco definita e questo comporta sia delle buone notizie che alcune non proprio entusiasmanti. Ma partiamo da quelle positive. Pokémon sarà sicuramente il titolo di punta delle vacanze natalizie. Xenoblade è stato anticipato a settembre proprio per non venir fagocitato dall'hype intorno alla nona generazione di mostri tascabili e questo significa che tra ottobre e dicembre c'è ancora spazio per due release importanti. Magari non di richiamo come uno Zelda o un Super Mario, ma che comunque possono contribuire a smuovere l'interesse del pubblico. Lo scorso anno l'E3 ci ha regalato uno dei momenti più emozionanti di sempre con il reveal di Dread e la pubblicazione di Metroid il successivo ottobre. Perché non ripetere lo stesso pattern con l'attesissimo ritorno della serie Prime? Si tratti di una remaster della trilogy HD o di una rivisitazione espansa del primo Prime, direi che questo sarebbe un momento strategico perfetto per proporre qualche novità a tema Samus. Nintendo sfrutterebbe l'ondata d'entusiasmo generata da Dread e al tempo stesso rilancerebbe verso una futura, seppur non imminente, pubblicazione di Prime 4. Per quanto riguarda un nuovo Super Mario, la vedo molto dura. Difficile vedere un Odyssey 2 accostato in maniera eccessivamente ravvicinata a un titolo della serie principale di Pokémon, ma anche un platform 2D avrebbe bisogno di molto più tempo per una campagna marketing dedicata in grado di valorizzare il titolo. Alle 3 vedremo esclusivamente notizie riguardanti il film dell'idraulico italiano, che probabilmente andrà ad occupare lo slot della pubblicazione annuale dedicata alla serie. C'è però ancora un barlume di speranza per il tanto rumoreggiato ritorno di Donkey Kong, anche se ormai la mia fiducia inizia a vacillare. Potrebbe trattarsi di un ritorno in grande stile simile a quanto visto con Dread lo scorso anno e potrebbe prendere il posto dello scenario che poco fa abbiamo dedicato a Metroid Prime. Per me però si tratterebbe un po' di un'occasione sprecata. Non c'è nessuna urgenza di ripescare il brand di DK e la seconda metà del 2022 inizia a essere parecchio affollata, anche se non è detta l'ultima parola. Passiamo allora agli scenari meno entusiasmanti. Nintendo ci ha dimostrato, nel corso degli anni e anche recentemente, come non si fa scrupoli a rimandare le sue grandi produzioni. Si tratti di titoli sviluppati internamente o di esclusive affidate a studi esterni. E ad oggi ci sono ancora dei nomi in ballo che molto probabilmente salteranno. Non dimentichiamoci infatti che per il 2022 sono ancora previsti Bayonetta 3 e Mario & Rabbids Sparks of Hope. Quest'ultimo è praticamente certo che slitti al prossimo anno, mentre nutro ancora qualche speranza per la produzione Platinum Games, anche se la vedo molto buia. È ovvio che il gioco abbia subito uno sviluppo molto travagliato e il breve trailer mostrato nel 2021 è stata una bella rassicurazione, ma conti fatti non sappiamo ancora nulla del titolo. Dalle dichiarazioni di Camilla e il suo team, che arrivavano durante lunghi anni di silenzio, la percezione è che ci siano state delle tensioni tra gli sviluppatori e il publisher e chissà se si siano completamente risolte o meno. Quindi anche se il gioco potrebbe essere pronto per una pubblicazione a fine anno, Nintendo potrebbe decidere di metterlo in stand-by per dare priorità ad altre produzioni interne, come Metroid o Zelda. Ricordiamoci infatti che anche se Breath of the Wild 2 è stato rimandato, non c'è alcun motivo per cui Nintendo dovrebbe giocarsi tutte le carte migliori quest'anno, considerando soprattutto l'intenzione di far durare ancora a lungo il ciclo vitale di Switch. Ma a proposito, questa Switch Pro si fa o non si fa? Quel primavera 2023 associato a Breath of the Wild 2 ha messo il sospetto a più di una persona e questa volta non penso di potermi sbilanciare più di tanto. Vale il discorso che abbiamo fatto ieri sull'imprevedibilità di Nintendo e lo strano posizionamento di OLED. Certo è che, come mi avete ricordato anche nei commenti sotto al precedente video, mettere il lancio di un nuovo Zelda in chiusura dell'anno fiscale sembra proprio la mossa definitiva per chiudere col botto il bilancio annuale. E se c'è un titolo che nonostante tutto può giustificare agli occhi del pubblico l'uscita dell'ennesima revisione di una console a brevissima distanza dalla precedente, beh, quello è Breath of the Wild 2. Poche storie.
Staremo a vedere come Nintendo deciderà di gestire questo complicato passaggio, dove si regge sostanzialmente tutta la verosimiglianza di una seconda metà del ciclo vitale di Switch. Io continuo a ripetere che la primavera 2023 è un periodo troppo ravvicinato per proporre una Switch Pro, ma sono pronto a essere smentito da un momento all'altro. Quindi poracci, il rinvio di Breath of the Wild 2 al 2023 scombina parecchi degli scenari che ci eravamo prefissati per questo 2022. Rimane però un'unica costante: il Nintendo Direct dell'E3 2022 sarà una vera e propria bomba. E nonostante il nuovo Zelda sia stato posticipato, il 2022 assume sempre più la forma di uno degli anni più interessanti che il gaming abbia vissuto in tempi recenti. Non trovate? Beh, fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi aspetto qua sotto per continuare a discutere assieme. Noi ci vediamo dopo alle 22 per una live dedicata a Mario Kart 8 Deluxe sul sito Viola, altrimenti ci vediamo domani, come al solito, con un nuovo video. Voi, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wild, Michele Breath. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bo.